Grazie, ma cercherò di essere un po' più breve e sintetico degli interventi, molto interessanti dotti aulici che mi hanno preceduto. Questa comunque è una materia interessante, devo dire, proprio nel senso che forse non è al centro dei pensieri dei cittadini, ma sicuramente muove l'interesse della politica, in particolare della politica di circoscrizione. E quindi è sicuramente un passo avanti che il Comune si decida a istituire un vero e proprio regolamento, anche se ovviamente delle linee guida c'erano già, però almeno che ci sia un documento unico che regola lo svolgimento delle feste di via. E quindi di questo siamo anche grati all'assessore Mangone per questa proposta, anche se effettivamente l'interesse era tale che siamo qui con 40 emendamenti, che, dopo una lunga serie di discussioni di commissione. Quindi è stato sicuramente molto proficuo il metodo di discussione che si è prolungato per diverse sedute in cui abbiamo condiviso anche una parte degli emendamenti, però effettivamente ci sono talmente tanti interessi attorno a questo regolamento che siamo qui con una lunga serie di proposte. La nostra posizione sulle feste di via è che le feste di via, così come sono concepite in spirito, sono una buona cosa. Perché è sicuramente una buona cosa che si riesca a tenere aperto il commercio della via e creare un'occasione di aggregazione per il quartiere e creare una festa, un'attività culturale, un momento aggregativo per tutto il quartiere. Però bisogna comunque tenere conto, intanto, che le feste di via hanno anche delle controindicazioni, perché comunque, intanto, non tutti quelli che ci abitano sopra sono contenti di avere la strada bloccata e comunque non tutto il quartiere apprezza il fatto di avere i disagi che inevitabilmente un'operazione del genere comporta. E poi comunque c'è l'aspetto che è quello che è diventato veramente un problema con gli anni, e cioè la progressiva degenerazione delle feste di via da momento per il commercio del quartiere, per esporre le proprie merci e quindi creare e rinsaldare il rapporto col territorio, a un momento di mercato come tutti gli altri, in cui il grosso della merce in vendita era essenzialmente, non dico paccottiglia per non offendere nessuno, però comunque merce di scarso valore e scarso livello e che non aggiungeva niente né alle possibilità di acquisto delle persone né al valore sociale ed economico del territorio. E in alcune circoscrizioni la sensazione più che netta anche da parte diciamo, dei nostri consiglieri di circoscrizione, di chi ha seguito più da vicino le vicende, è che si sia creata una vera e propria industria della festa di via in cui più o meno sempre le stesse persone girano, ma gestiscono questa, che comunque è una quantità significativa di soldi, perché parliamo spesso di 50-100 euro a banco per un numero significativo di banchi, che sicuramente vengono spesi per la festa, per l'organizzazione, adesso non è che. Però comunque comincia a essere un giro di denaro interessante e spesso l'altra cosa che viene segnalata è l'estrema difficoltà di controllare quello che succede veramente nelle feste, nel senso che poi andando a vedere la festa si rilevano numeri di banchi superiori a quelli autorizzati e forse non si sa neanche bene chi sono gli operatori che partecipano a questa festa. Per cui ben venga un regolamento che cerchi un po', almeno questo è l'obiettivo secondo noi, di tirare un po' le redini e diciamo, di limitare il numero sicuramente, perché sennò si rischia una degenerazione per cui in tutta la città ogni fine settimana ci sono tot feste di via con relativi problemi di gestione, eccetera. Ma soprattutto l'abbassamento della qualità progressivo negli anni di queste feste di via, almeno in alcune situazioni. E quindi insomma noi abbiamo contribuito alla discussione, siamo arrivati in commissione presentando 19 emendamenti, 4 sono stati recepiti dall'assessore della commissione, ringrazio. Intanto l'idea di non realizzare le feste in concomitanza con i grandi eventi sportivi per non aggiungere disagio al disagio e non creare ulteriori problemi, quindi grandi eventi sportivi culturali, insomma i grandi eventi che ci sono in città. Quello di aggiungere, una cosa per noi molto importante, cioè che nel progetto che viene presentato per realizzare la festa di via non ci sia soltanto la parte economica, ma ci sia il programma delle attività sociali, culturali, di intrattenimento e possibilmente anche una connotazione tematica. Poi un altro emendamento nostro che è stato recepito è quello che prevede che esplicitamente che alla festa di via possano partecipare fondazioni, associazioni no profit, gruppi sportivi, insomma tutto l'associazionismo e il volontariato del quartiere, del territorio, che può sfruttare questo come un'occasione per farsi conoscere e per farsi trovare. E poi l'ultimo emendamento che è stato recepito è l'eliminazione del progetto tipo, perché francamente penso che se uno vuole organizzare la festa di via, poi magari può farsi il copia e incolla da solo, però lo sforzo di presentare ogni volta un progetto può anche farselo. Quindi. Proprio perché secondo noi la presentazione del progetto è fondamentale per la qualità, perché ci sia uno sforzo per garantire una qualità della festa e quindi l'idea che ce ne fosse uno fisso presentato poi valido di lì in poi per tutte le feste, onestamente sembrava un po' una clausola al ribasso. Dopodiché abbiamo lasciato sul tavolo altri 3 emendamenti che comunque abbiamo voluto presentare anche se non sono stati recepiti dalla Commissione.
e quindi magari li illustreremo nel merito man mano che andiamo, però sostanzialmente riguardano un tema fondamentale che è la trasparenza e l'assenza dei conflitti di interesse. Infatti uno dei problemi è che addirittura in alcune circoscrizioni il presidente della sezione di via è anche consigliere di circoscrizione, quindi ha questo conflitto permanente di interessi, magari poi ovviamente quando arriva la delibera nel consiglio circoscrizionale non la vota, si astiene, non partecipa, però comunque di fatto c'è un conflitto evidente, quindi insomma almeno il buon gusto di non mettere proprio la stessa persona che si controlla e si assegna la festa a se stessa come parte dell'organo circoscrizionale. E poi sempre per la trasparenza che nel rendiconto venga fornito un elenco dei partecipanti in modo da sapere chi ha partecipato e da poter incrociare la dichiarazione sul numero dei partecipanti e sul nome dei partecipanti con gli eventuali controlli che fanno i vigili, sperando che comincino a farli davvero durante la festa, quindi per poter verificare che cosa succede veramente durante queste feste. E l'ultimo emendamento è relativo a una parte che il regolamento ha completamente trascurato, che è quella delle sanzioni, per cui di fatto per la violazione di questo regolamento non sono previste sanzioni se non quelle previste generalmente per la violazione di un qualunque regolamento comunale, che vuol dire una multa da 80 a 250 euro, che sicuramente non è una dissuasione efficiente. E per questo motivo noi invece abbiamo introdotto una serie di clausole piuttosto elaborate, ma sostanzialmente che dicono che se un'associazione viola il regolamento in maniera grave può venire sostanzialmente decertificata, e quindi per 12 mesi sostanzialmente non si dà la possibilità a questa associazione o comunque ai commercianti di quell'ambito di effettuare la festa di via. Quindi queste sono le nostre proposte, adesso le discuteremo magari più nel merito, comunque siamo contenti che si faccia un regolamento, ma poi bisognerà vedere intanto se e come verrà applicato, perché poi, come con tutti i regolamenti comunali, il vero problema è che poi qualcuno, in particolare la Polizia Municipale, vada lì e lo faccia rispettare. Quindi noi facciamo tanti regolamenti, ma veramente credo che dovremmo concentrarci anche sulla loro effettiva applicazione. Grazie.